Coloro che hanno ascoltato la conferenza, hanno partecipato alla conferenza stampa, si sono resi conto che non siamo all'anno zero, che questo progetto è un progetto già avanzato, è in fase di realizzazione. Abbiamo potuto annunciare che il sito del Cammino Basiliano è già a disposizione ed è funzionante, che chiunque volesse in questo momento avere notizie, i camminatori sanno come fare, e possono andare a consultare il sito, a individuare la tappa, a stabilire quale percorso voler fare, quale percorso e quale interesse all'interno del percorso si può realizzare. Quindi diciamo che siamo passati da un'idea che è venuto fuori da questo contributo che ha dato il Consiglio regionale, a condividere questo progetto realizzato da un gruppo di ambientalisti, molti dei quali non calabresi, ma amanti delle bellezze della Calabria. E oggi possiamo dire che con la conferenza stampa abbiamo potuto constatare che siamo di fatti operativi. Io ho potuto anche avere direttamente delle testimonianze di camminatori vederli diciamo camminare con zaini sulle spalle all'avventura, insomma, ho voluto sondare il loro stato d'animo e le loro sensazioni. Allora, i loro commenti sono stati commenti eccezionali, di una terra stupenda, di aver incontrato gente accogliente, meravigliosa. Quindi questo ci induce ad essere ottimisti rispetto alle prospettive di questa idea, che mira a portare un turismo compatibile con lo sviluppo della nostra regione. Quindi diciamo che è un progetto dalle potenzialità enormi, visto che i cammini nel mondo stanno esplodendo e visto che coloro che i camminatori sono alla ricerca di risorse naturali, di ambiente, di storia, di cultura di castelli, di percorsi spirituali. E noi diciamo in Calabria, grazie al progetto realizzato da Carmine Lupia e da questo gruppo di ambientalisti, abbiamo tutto quello che questi camminatori cercano.